È il primo venerdì del mese, il giorno della devozione del Sacro Cuore di Gesù. Ricordiamo le promesse di Nostro Signore per i devoti del suo Sacro Cuore. Gesù benedetto, apparendo a Santa Margherita Maria Alacoque e mostrandole il suo cuore, splendente come il sole di fulgidissima luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro pene. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa. I peccatori troveranno nel mio cuore la sorgente e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide si infervoreranno, le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata l'immagine del mio cuore. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà cancellato mai. A tutti quelli che per 9 mesi consecutivi si comunicheranno al primo venerdì di ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale. Essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i santi sacramenti se necessari ed il mio cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo. La 12ª promessa è detta grande perché rivela la divina misericordia del Sacro Cuore verso l'umanità. Queste promesse fatte da Gesù sono state autenticate dall'autorità della Chiesa in modo che ogni cristiano può credere con sicurezza alla fedeltà del Signore che vuole tutti salvi, anche i più grandi peccatori. Condizioni per rendersi degni della grande promessa. È necessario accostarsi alla comunione. La comunione va fatta bene, cioè in grazia di Dio, quindi se si è in peccato mortale bisogna premettere la confessione per 9 mesi consecutivi. Quindi chi avesse incominciato le comunioni e poi per dimenticanza, malattia o altra ne avesse tralasciata anche una sola, deve rincominciare da capo. Ogni primo venerdì del mese, la pia pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell'anno. E adesso alcune invocazioni al Sacro Cuore di Gesù per ottenere salvezza e grazie. Sia benedetto il Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù. Sacro Cuore di Gesù, arrivi presto il tuo regno. Dolce Cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Gesù, vita eterna nel seno del Padre, vita delle anime fatte a tua somiglianza, in nome del tuo amore, fai conoscere e rivela il tuo cuore. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido in te.